Nuovo appuntamento con le video news di ricerca dell'Osservatorio Astronomico di Palermo. Buongiorno e ben ritrovati. Quest'oggi parleremo del capitolo che vedete qui in questa immagine, inserito nel Handbook of X-ray and Gamma Ray Astrophysics, pubblicato da Springer Nature, Singapore. È un libro che si occuperà appunto dell'astrofisica, raggi X e raggi gamma, e in particolare in questo capitolo verrà discussa l'importanza dei filtri nei telescopi ai raggi X, e in particolare lo sviluppo dei filtri per la missione. Nella futura missione Atena dell'Agenzia Spaziale Europea. Vediamo un po' di capire meglio di cosa stiamo parlando. Innanzitutto, cos'è l'astrofisica ai raggi X? L'astrofisica ai raggi X è quell'astrofisica che si occupa dell'universo ad alte energie, insomma di quei fenomeni estremamente energetici che tipicamente coinvolgono o gas molto caldi, milioni di gradi, o fenomeni che appunto coinvolgono particelle con energia relativistica. Quella che vedete qui è proprio la mappa ai raggi X dell'universo che è stata recentemente ottenuta dalla missione Erosita, una delle missioni che purtroppo sta subendo gli effetti negativi della crisi in Ucraina. Al centro di questa immagine vedete il piano galattico e poi vedete distribuite nel nostro cielo diverse sorgenti che sono molto luminose ai raggi X, per esempio sorgenti che ospitano stelle a neutroni, buchi neri e fenomeni quindi di altissima energia. Dobbiamo però tenere conto che quando vogliamo costruire un telescopio sensibile ai raggi X ci sono certe complicazioni che dobbiamo affrontare. La prima: la nostra atmosfera è completamente opaca ai raggi X. Quella che vedete qui è un grafico in cui viene rappresentata la trasmittività della nostra atmosfera in funzione della lunghezza d'onda della radiazione, quindi in funzione dei diversi tipi di luce che esistono in natura. I raggi X, vedete, sono tutti a sinistra e la trasmittività è sempre uguale a zero. Questo significa che i raggi X vengono completamente assorbiti dalla nostra atmosfera prima di raggiungere Terra. Se vogliamo quindi costruire un telescopio che operi ai raggi X, dobbiamo necessariamente montarlo su un satellite e metterlo in orbita. Questa è già una difficoltà abbastanza importante. Secondo, quando costruiamo un telescopio a raggi X, dobbiamo tenere conto del fatto che i raggi X non possono essere focalizzati come avviene per esempio con la radiazione ottica. Non basta frapporre uno specchio o una lente che di fatto raccolgono la luce e la focalizzano in un punto. In questo caso gli specchi devono accompagnare, focalizzando piano piano i raggi X con incidenza radente di fatto, fino al punto focale dove al fuoco dove andiamo a montare il nostro rivelatore. Che tipo di rivelatore? Questo dipende un pochino dal tipo di missione. Le missioni attuali, come Chandra della NASA o XMM dell'ESA, utilizzano CCD, quindi una tecnologia del tutto simile a quella che troviamo nelle camere dei nostri telefonini. In ogni CCD ci sono dei pixel e quando in un pixel incide un fotone ai raggi X, in questo pixel si accumula della carica che poi può venire letta dalla strumentazione del rivelatore. La cosa importante è che la quantità di carica che si accumula è proporzionale all'energia del fotone, quindi misurando la carica di fatto misuriamo l'energia del fotone. Future missioni invece utilizzeranno microcalorimetri. In questo caso all'incidenza del fotone ai raggi X corrisponde un aumento di temperatura di una parte del rivelatore che poi viene letta da un'altra parte, altri componenti del rivelatore. E questo aumento di temperatura è nuovamente proporzionale all'energia del fotone incidente, quindi nuovamente otteniamo una misura dell'energia del fotone incidente. Attenzione, quando parliamo di aumento di temperatura stiamo parlando di un aumento di alcuni millesimi di grado, quindi è una misura che deve essere estremamente precisa. Uno dei problemi però sta nel fatto che sia nel caso dei CCD che nel caso di microcalorimetri, comunque i rivelatori possono venire, fra virgolette, eccitati anche da altri tipi di radiazione, radiazione ottica, infrarossa, ultravioletta, e quindi va a indurre dei segnali che noi non vogliamo misurare. Allora, lo scopo dei filtri è proprio quello di bloccare questa radiazione prima che questa raggiunga il rivelatore. Costruire i filtri però è estremamente complicato. Perché? Perché devono rispondere a alcune caratteristiche, devono essere trasparenti ai raggi X, opachi ad altri tipi di radiazione, bloccare anche le particelle cariche che potrebbero incidere sul rivelatore e inoltre devono essere leggeri ma resistenti per sopravvivere alle stimolazioni durante il lancio. Nel caso di Atena, futura missione raggi X dell'Agenzia Spaziale Europea, avremo due strumenti, XIFU, lo spettrometro, e Wi-Fi invece che farà immagini principalmente.
Nel caso di Xifu, al momento, in questa fase di sviluppo, vengono progettati 5 diversi filtri che vedete in questa immagine, quindi dovete immaginare il rivelatore proprio alla fine di questo cono di luce, proprio nel fuoco, e prima del rivelatore abbiamo questi 5 filtri che sono progettati proprio per bloccare principalmente la radiazione infrarossa che, insomma, potrebbe incidere prima di che questa incida sul rivelatore. Nel caso invece di Wi-Fi, che produrrà immagini, qua vedete un rendering dello strumento in cui i raggi X arrivano dal basso in questa immagine, prima di raggiungere il detector array, quindi il rivelatore, questi raggi X vanno a passare per quello che viene chiamato optical blocking filter, quindi un filtro che è progettato per andare a bloccare la radiazione ottica prima che questa nuovamente vada a incidere sul rivelatore. Di quanto sono grandi questi filtri? In realtà sono piccoli. Nel caso di Xifu abbiamo per ogni filtro due strati da 45 e 30 nanometri. Nel caso invece del Wi-Fi abbiamo invece per ogni filtro tre strati, rispettivamente da 90, da 30 e da 20 nanometri. E vi faccio vedere quindi alla fine i prototipi di questi filtri. Abbiamo da questo lato il prototipo del filtro dello Xifu, mentre al lato opposto invece quello del Wi-Fi. Sotto invece la mia immagine vedete entrambi i prototipi montati su una delle strumentazioni che sarà utilizzata per testare la resistenza di questi filtri proprio alle sollecitazioni meccaniche a cui saranno sottoposti durante il lancio della missione. Quindi, concludendo, manca ancora tanto, più di 10 anni, al lancio della missione Atena, che sarà probabilmente una delle missioni più importanti per l'astrofisica ai raggi X. Però, nonostante ci manchi ancora questo tempo, il lavoro di astronomi, di astrofisici e di ingegneri è veramente frenetico per riuscire a preparare tutte quelle componenti che poi appunto saranno assemblate per formare il telescopio che verrà messo in orbita e di fatto rivoluzionerà l'astrofisica ai raggi X. Di Palermo vi do appuntamento alla prossima video news.